Oggi Alessandro Gino mi ha conquistata con questa vettura pazzesca, un'icona che ritorna. Benvenuti a un nuovo episodio di Speed Time Talks. Classe G, nuova classe G, perché è cambiato qualcosa quest'anno con il nuovo modello appena introdotto ed appena arrivato in concessionaria. Sono poche le modifiche estetiche, ma è così che deve essere un'icona, evolversi, non cambiare radicalmente. Il paraurto anteriore con le nuove prese d'aria, qualche piccola variazione anche nella cornice di quello che è il lunotto per arrivare agli interni con il nuovo infotainment, la nuova plancia e il nuovo volante. Ma le modifiche più importanti sono proprio nel cuore, nel motore di questa vettura. Le motorizzazioni tutte mild hybrid, la necessità c'è di ridurre le emissioni e l'unica tecnologia che lo supporta rimanendo sui motori termici è proprio l'ibridizzazione. Mild hybrid, perdiamo però nei motori tradizionali il 500 come lo conoscevamo, quindi il V8, come già detto, sparisce dalla gamma per lasciare posto al 3 litri 6 cilindri in linea benzina da 449 cavalli. Per raggiungere l'ibridizzazione che consente un altro extra 20 cavalli e 200 Nm di coppia per arrivare a 560 più 200 Nm di coppia. Il motore diesel 450D arriva questa volta a 367 cavalli con una coppia davvero poserosa di 750 Nm per finire poi a questa motorizzazione che è il mitico 63 AMG, un motore che non cambia nel DNA per fortuna, per mantenere i suoi 585 cavalli, ma soprattutto aggiunge anche in questo caso l'ibridizzazione utile per ridurre le emissioni. Ma il 63, che è l'icona della G, rimane assolutamente quello. Stupenda la G63, soprattutto in questa colorazione grigio classico, un colore straordinario che riprende nell'heritage di Mercedes-Benz, nella sua storia, il vero DNA, però rivisitata in chiave moderna con un'eleganza che Mercedes-Benz stessa definisce senza tempo, timeless. In attesa, tra poco arriverà poi la nuova G580 full electric con quattro motori. Anche di quella ci sarà da parlare parecchio e soprattutto da provare, ma quella è totalmente un'altra storia. Adesso vediamo, Giorgia, quali magnifici orologi abbiniamo a quest'icona. Alessandro, devo confessarti che questa è l'autovettura dei miei sogni. Quindi ho scelto, come al solito, due orologi molto speciali. E anche per analogia ho scelto il nuovo Yacht Master in titanio, referenza 226-627, presentato proprio quest'anno, proprio come questa vettura, sinonimo di leggerezza e robustezza allo stesso tempo, robusta proprio come questa classe G. Cosa vi posso dire di questo bellissimo orologio? Se ne sono visti veramente pochi. È molto ambito, molto desiderato, ma ce ne sono pochissimi in giro. Il prezzo di listino è 14.750 euro, ma il suo valore di mercato è altissimo, proprio perché è desiderato, ma non se ne trovano. È come non averlo al polso, pesa solo poco più di 100 grammi. Referenza 226-627. Con ghiera bidirezionale nera in ceramica, quadrante nero scuro per un'ottima leggibilità dell'ora. Ma adesso passiamo al secondo orologio, perché non è detto che questo sia l'orologio prescelto per questa bellezza. Il secondo orologio che ho scelto per voi è nuovamente un pezzo ambitissimo, dal valore molto più alto, ci aggiriamo tra i 200 e i 250 mila euro, il Patek Philippe Nautilus, referenza 5980R, in oro rosa. Peculiarità di questo modello è che è stato recentemente tolto dalla produzione della Patek Philippe, quindi tanti collezionisti che erano in lista d'attesa per averlo, ahimè, sono rimasti a bocca asciutta e appunto l'attuale valore si aggira sopra ai 200 mila euro. Questo modello in particolare presenta già la chiusura nuova, dettaglio particolarmente amato dai collezionisti, fondello a vista e classica misura ottagonale tipica del Nautilus, che è un modello, come tutti sappiamo, molto iconico. Adesso vediamo con Alessandro quale sarà il prescelto. E per svelarvi l'orologio prescelto, l'ho direttamente messo al polso di Alessandro Gino. Partiamo? Andiamo.